sola cosa che in quel momento desiderassi era quella che più di tutte credevo impossibile desiderare. Signore e signori, interrompiamo l'onore per un'edizione straordinaria del radiogiornale. Poco fa Boston è stata distrutta. Guerra cominciata. Dottore, avete sentito? Cosa accadrà ora? Di Non devi aver paura, Mira. Fino cosa state parlando? ad oggi ho lavorato un campo di forza attraverso il quale nulla può penetrare, neanche la luce. L'umanità non ha mai visto niente del genere. E lo avete già passato al governo, vero? Grazie a voi milioni di persone si salveranno. No, purtroppo hanno scartato il progetto. Dicono che il suo valore militare sia trascurabile. Ma questo è assurdo! Com'è possibile che dicano una cosa simile? Ma noi possiamo ancora salvarci. Non direte sul serio. Non posso credere che voi siete davvero convinto di quello che dite. Riflettici, al di fuori di questa casa tutti moriranno come degli animali. Non ha senso, sarebbe una follia uscirne. Kyle, devo andare. Come infermiera me la cavo e là fuori ci sarà bisogno di aiuto. Mira! Temo che dovrò morire come gli altri animali. Addio. Tre volte 10 anni. Solo in questa prigione. No, non è possibile. No, questo non può essere vero. Mi scusi per il vetro, non era mia intenzione. Chi sei tu? Sei reale? Certo che sono reale. Come può là fuori esserci tutto quello? Ci fu una guerra e Boston bruciò. No, l'esplosione fu solo un incidente. Una nave stellare precipitò sulla città, ma la guerra fu evitata. Una nave stellare. Una razza più progredita è arrivata qua per aiutarci. E tutto quello che c'è là fuori lo dobbiamo solo all'Unione Galattica. Capisco. Io che per anni ho indugiato davanti a quel bottone, ho paura di morire. Sono la sola vittima di una guerra che non c'è mai stata. E guardami adesso, sono solo, vecchio. Ma questo non è vero. E poi
Mi scusi, ma là fuori c'è un mondo nuovo che l'aspetta. La sola cosa che in quel momento desiderassi era quella che più di tutte credevo impossibile desiderare. Morire da soli. Proprio come avevo vissuto.